Amici del ciclismo, ben trovati. Siamo al ciclodromo illuminato di Rodengo Saiano per una manifestazione riservata alla categoria giovanissimi. In palio c'è il 19esimo trofeo ASD Progetto Ciclismo Rodengo Saiano. Manifestazione valida anche per l'assegnazione della giornata del ciclismo bresciano. Manifestazione ovviamente organizzata dalla ASD Progetto Ciclismo Rodengo Saiano, presieduta dall'ex professionista Fabrizio Bontempi, con Fabio Berti vicepresidente e tutto il loro staff di collaboratori e amici sempre molto attivi nei confronti del ciclismo giovanile. Si torna al ciclodromo di Rodengo dopo oltre un anno di assenza. Lo scorso anno, per ovvi motivi legati alla pandemia, non si era potuto correre, svolgere manifestazioni sportive, anche se l'impianto bresciano è stato sicuramente tra i primi ad attivarsi per gli allenamenti, per permettere ai ragazzi di svolgere appunto gli allenamenti e l'attività di preparazione in totale sicurezza. Sicurezza a cui la società organizzatrice ha dato grande attenzione anche in occasione di questa manifestazione, come da protocolli della Federciclismo, come da indicazioni avvenute anche dalla commissario straordinario che in questo momento regge l'amministrazione del paese di Rodengo Saiano. Alla chiamata della società organizzatrice, lo avete visto dalle immagini, hanno risposto tutte le principali società bresciane. La manifestazione era riservata solamente alle società provinciali, quindi dicevamo tutte le maggiori società, le principali società bresciane che partecipano a questo 19esimo trofeo ASD Progetto Ciclismo Rodengo Saiano. Le immagini si riferiscono alle fasi preliminari dell'evento, dove i ragazzi, gli accompagnatori, i dirigenti che potevano entrare, accedere all'impianto sportivo, hanno osservato tutti i dettami del protocollo con vari varchi, misurazione della febbre, braccialetto, compilazione dell'autocertificazione, Green Pass per gli adulti e poi appunto le prove del percorso, la preparazione in vista delle gare che erano organizzate, come poi è stato spiegato, vedete, durante la riunione tecnica dal presidente Fabrizio Bontempi e dal collegio di giuria, gare che si svolgeranno con 6 batterine, una per ciascuna delle 6 categorie, con maschi e femmine in gara. Ma è davvero una sinergia di lavoro per organizzare questa manifestazione. Ascoltiamo le parole di Fabio Berti, vicepresidente della società. Sì, dobbiamo ringraziare l'amministrazione comunale che ci ha permesso di fare la gara. Col Covid è tutto più difficile, però abbiamo predisposto una zona gialla dove all'interno ci può stare solo i mini atleti e i direttori sportivi col Green Pass. Chi non ha il Green Pass o il tampone deve stare all'esterno. Essendo poi un centro sportivo, l'amministrazione comunale ci ha chiesto di far entrare solo quelli col Green Pass. E tutto il pubblico, in teoria il pubblico non ci può essere, ci ha dato la possibilità di farli stare all'esterno del ciclodromo. Fabio Berti ci spiega nel dettaglio proprio la procedura di accesso all'impianto. Abbiamo messo 2 postazioni, nella prima provano la febbre e ritirano tutta la documentazione del Covid e nella seconda consegnano i braccialetti, c'è il controllo Green Pass e così entrano gli atleti e i direttori sportivi. Tutto pronto, allora si può cominciare. Siamo pronti, speriamo che il tempo ci assista e che sia una bella gara per tutti. E si comincia con i piccolissimi, diciamo così, la categoria MPG, ovvero quella promozionale per i ragazzi in attesa poi di nei prossimi anni di accedere alle categorie G1, quindi per loro soprattutto tanto divertimento. Qui la partenza, le pedalate sono
una decina i corridori, per l'esattezza 12 gli atleti che hanno partecipato a questa batteria promozionale. Qui vediamo proprio il momento dell'arrivo, non ci sono classifiche ma premi per tutti e, come dicevamo, davvero tanto tanto divertimento. Vedete qui l'arrivo anche di un ragazzino con la divisa della Progetto Ciclismo Rodengo Saiano, la società di casa. Qui le premiazioni, ma andiamo avanti, andiamo con anche la voce dello speaker Castellini a vedere la categoria G1, categoria G1 che vede alla partenza ben 24 atleti, di cui 7 ragazzine. Qui la partenza data dal presidente della Progetto Ciclismo Rodengo Saiano, Fabrizio Bontempi. Vedete c'è anche qualche problemino, una caduta subito in partenza, qualche problema meccanico. I ragazzini partono per questa prima sfida, diciamo così, per questa categoria dei più giovani. Sono 4 i giri del ciclodromo da affrontare per questa categoria. Nei primi giri, vedete, sono le maglie rosa della Ronco Mauringi a prendere la testa del gruppetto. Si fanno vedere anche le maglie dei ragazzi di casa, in particolare avete visto in testa si era Ettore Guerini della Progetto Ciclismo Rodengo Saiano, che insieme alla coppia della Ronco, Alessio Damioli e Massimo Franceschini, vedete, guidano le operazioni in vista del finale. Insegue il gruppo tirato da alcuni ragazzi della Mazzano. Qui sono proprio i momenti dell'arrivo, con la vittoria di Alessio Damioli della Ronco davanti al compagno di squadra Massimo Franceschini, terzo Ettore Guerini della Progetto Ciclismo, poi Luca Dei Nega della Sprint Ghedi, Andrea Maffezzoni della Ronco, sesto Federico Smecca della Sprint Ghedi. Queste le premiazioni dei ragazzi, con Alessio Damioli della Ronco Mauringi primo classificato, mentre Elsa Prandelli, sempre della Ronco, ha vinto la classifica femminile davanti a Beatrice Zanola della Nuvolera e Marta Nienchi della Sopra Zocco. Passiamo alla categoria G2, categoria G2 che vede schierarsi alla partenza 16 atleti, di cui 4 ragazzine. Partenza che viene data sempre dal presidente Fabrizio Bontempi, prime fasi di gara, vedete, con il gruppo che si mantiene compatto. In testa vediamo maglie ancora rosa-nero della Ronco, maglie della Camignone, della Feralpi, della Valle Camonica. Una batteria molto equilibrata con il gruppo, vedete, che procede compatto. In questo momento è una maglia della Mazzano a guidare le operazioni, sempre in seconda ruota Manuel Paderni della Camignone. Si forma un drappellino, ma la situazione è molto fluida, molto controllata, e qui vediamo proprio l'arrivo, la vittoria in volata di Manuel Paderni della Camignone, che procede. Stefano Botticchio della Valle Camonica, Alessio Sansoni del team Nuvolento, quarto Raffaele Tanzini della Feralpi, quinto Jane Dixon della Mazzano e sesto Cristian Andreassi del team Nuvolento. Questo è Manuel Paderni, scusate, della Camignone, vincitore. Nella classifica femminile, vittoria di Giulia Gazzoli del pedale bresciano davanti a Matilde Manenti della Ghedi Ciclismo e Bianca Masi Noa della Nuvolera. Con le immagini andiamo avanti e passiamo alla categoria G3. Categoria G3 che vede schierarsi alla partenza 21 piccoli atleti, di cui 7 femmine. Il via dato dall'ex professionista Fabrizio Bontempi, vedete prime fasi, partenza, il gruppo che si incolonna, diciamo così, e si appresta ad affrontare appunto i giri del circuito del ciclodromo di Rodengo Saiano. Siamo ancora nelle prime ore della sera, quindi ancora non è calato il buio, vedete subito ritmo molto alto in questa batteria della categoria G3. C'è una maglia della Ghedi Ciclismo in questo momento a guidare le operazioni in testa al gruppo, mentre vedete ora entra in azione anche una maglia della Feralpi, c'è la Camignone, c'è sempre la Sprint Ghedi. Situazione molto controllata, gruppo principale che rimane compatto e presumibilmente si andrà a vedere un'altra volata per decidere la vittoria di questa batteria della categoria G3. Suona la campana, un giro alla conclusione, allora andiamo a vedere proprio la volata che viene vinta da un atleta della Mazzano. Si tratta di
Paolo Rosato, che precede Pietro Gavazzi della Camignone, terzo Filippo Orlandini, sempre della Camignone, quarto posto per Jacopo Ventura del Pedale Oceano, quinto Pietro Bonini della Ronco e sesto Marco Baresi della Sprint Ghedi. Questo il vincitore Paolo Rosato e tutti i premiati. Nella categoria femminile vince Giulia Affini della Nuvolera davanti a Lucrezia Ferrari della Soprazocco ed Emma Zuccotti della Ronco Maurigi. Queste proprio le immagini delle prime tre ragazze classificate. Ma andiamo ora a vedere la categoria G4. Categoria G4 che vede schierati alla partenza con il presidente della società organizzatrice Fabrizio Buontempi ben 31 atleti, di cui 6 ragazzine. Queste sono proprio le prime pedalate sul circuito del bellissimo ciclodromo di Rodengo Saiano, gruppo che rimane compatto. In queste prime fasi avete visto in testa le maglie giallo-neri della Ghedi Ciclismo, che guidano le operazioni. Momento di studio, fase di studio in attesa dei primi fuochi d'artificio. Una categoria, questa G4, molto combattuta. Avete intravisto le maglie rosse dell'Ammazzano che iniziano a prendere le redini del gioco, ed infatti eccolo qui, proprio un allungo molto deciso operato da Riccardo Reghenzi, proprio atleta dell'Ammazzano, che prova a staccare il gruppo. Questo è il suo compagno Mattia Dolfini, invece, che a sua volta è uscito dal gruppo e prova ad allungare, e dietro vedete c'è un tentativo di inseguimento, anche se la fase ancora di studio. Insiste nella sua azione solitaria al comando il numero 21 Riccardo Reghenzi, atleta dell'Ammazzano, dicevamo, con il suo compagno Mattia Dolfini ad inseguire. Questo proprio il momento dell'arrivo, la bella vittoria di Riccardo Reghenzi. Dolfini conquista il secondo posto, quindi è un trionfo per l'Ammazzano. Volata con il terzo posto ad appannaggio di Leonardo Mattei della Team Nuvolento, quarto Lorenzo Licari che completa la festa dell'Ammazzano, quinto Tommaso Ghirardi della Ghedi Ciclismo e sesto Marco Bertacchini della Camignone. Le premiazioni dei primi classificati della categoria maschile: tra le ragazze successo di Viola Brambati dell'Ammazzano, quindi trionfo per la società giallorossa, seconda Sara Dotti della GS Ronco Maurigi e terza Chiara Balloncini, atleta di casa della Progetto Ciclismo Rodengo Saiano. Scende il buio, scende la sera, ma la Progetto Ciclismo Rodengo Saiano si è attrezzata anche con impianto di illuminazione, tutto pronto per la partenza anche della batteria della categoria G5. Ultime raccomandazioni impartite da Fabrizio Buontempi ai ragazzi della categoria G5: sono 19 che si schierano alla partenza, di cui 6 ragazze. Qui proprio vediamo il momento della partenza, il gruppo che si incolonna e che procede nei primi giri. Sono le maglie della Ronco e le maglie del pedale bresciano a Spotelli in questo momento a guidare le operazioni. Nel frattempo, lo vedete, è calato anche il buio. L'andatura non è particolarmente sostenuta in questi giri, fase di studio, fase di controllo. Andremo a vedere col passare dei giri se la situazione si evolverà, se ci sarà qualche tentativo di attacco. Così non pare, vedete, l'andatura è piuttosto blanda, sembra che siano i ragazzi della Ronco a tenere sotto controllo la situazione e sembra che l'intenzione sia quella di portare ad un arrivo in volata. Sempre maglia rosa della Ronco, della Spotelli pedale bresciano, dell'Ammazzano. Vediamo intanto l'arrivo, proprio la volata vincente di Cristian Ghiroldi del pedale bresciano a Spotelli, lui il vincitore in volata davanti a Gabriele Montesin della Feralpi. Terzo e quarto posto per la coppia della Ronco formata da Andrea Tetoldini e Daniele Prandelli, quinto posto per Emanuele Richetti della Progetto Ciclismo Rodengo Saiano, sesto Joel Sosa Colon dell'Ammazzano. Nella gara femminile, primo posto di Anita Mangeri, seconda Irene Pancheri e terza Alice Franceschini. Irene Pancheri della pedale bresciano, Franceschini della Ronco, mentre la vincitrice, come abbiamo detto, della Ghedi Ciclismo. Con le immagini siamo già andati sulla categoria G6, quella più attesa, quella dei più grandicelli atleti di 12 anni, categoria G6, che vedete subito regala grandi emozioni. Nel frattempo ricordiamo che erano 27 gli atleti che si erano schierati alla partenza, di cui 4 ragazze. Subito fuoco alle ceneri, come si suol dire. Avete visto, c'è subito stato un attacco, e un attacco importante di un atleta di casa, Riccardo Pasini della Progetto Ciclismo Rodengo Saiano, che non ci pensa, dopo poco dal via parte tutto solo e si lancia in un'azione solitaria
un'arteria davvero molto bella e spettacolare. Il gruppo prova ad inseguire, ma non c'è un grandissimo accordo, sono in particolare le maglie della Ronco e della Mazzano a cercare di organizzare l'inseguimento, ma vedete, la pedalata di Riccardo Pasini è davvero poderosa e decisa, guadagna sempre di più fino ad oltre mezzo giro del circuito, e dietro vedete non c'è questa grande intenzione di accordarsi e di andare a chiudere il gap. Continua quindi la bella azione solitaria di Riccardo Pasini, che a questo punto sente sempre più vicino la vittoria. Queste sono sempre le maglie del progetto ciclismo Rodengo Saiano, che anche nel gruppo fanno buona guardia in protezione del compagno. Ma andiamo allora a vivere proprio il gran finale, la grande vittoria, esulta anche Fabrizio Bontempi, grande vittoria, dicevamo, di Riccardo Pasini della progetto ciclismo Rodengo Saiano, successo completato dal secondo posto in volata di Cristiano Cacciamali, sempre della Rodengo, terzo posto per Ludovico Affini della Nuvolera, quarto Manuel Prandelli della Ronco Maurigi, quinto Giovanni Bicelli della Ghedi Ciclismo, sesto Mattia Pezzotti della Valle Camonica. Davvero un bel podio e una bella premiazione. Queste sono le ragazze: vince Anna Bonassi della Mazzano davanti alla compagna Alessia Zanetti della Mazzano, e terzo posto per Elisa Ricci della Sopra Zocco. Andiamo ad ascoltare le parole del presidente Fabrizio Bontempi. Sì, dopo un anno di transizione, dove abbiamo fatto la gara ad Arfo Boario Terme per i motivi che tutti ben sappiamo del Covid, quest'anno siamo riusciti a riottenere, grazie al commissario straordinario e alla Polizia Municipale, le autorizzazioni per poter ripetere la gara, che poi è il 19esimo trofeo SD Progetto Ciclismo Rodengo Saiano qui al ciclodromo. E vabbè, la grossa sorpresa che abbiamo chiuso anche in bellezza con la vittoria del campionato provinciale G6, primo e secondo posto, quindi siamo molto soddisfatti in primis per la buona riuscita della manifestazione, e in secondo anche perché, insomma, per i nostri ragazzi questo è un po' un piccolo campionato del mondo, quindi ci mettono tutto quello che hanno, visto che si allenano anche tutti i giorni, non tutti i giorni ma due o tre volte la settimana in questo ciclodromo. Ottima organizzazione della progetto ciclismo Rodengo Saiano, è il momento dei ringraziamenti. Ma chiaramente a tutti i volontari, a tutti i consiglieri della società e i nostri numerosi sponsor che ci sostengono sempre. Ci sostengono non solo per questa gara, ma per la gara esordienti, allievi e per tutta l'attività che facciamo, diciamo, annuale. Tra i vari collaboratori abbiamo anche notato numerosi ex atleti della società che si sono messi in gioco per aiutare. Sì, nell'ambito della nostra società cerchiamo sempre di introdurre gente giovane che ci può dare una mano, anche perché questi ragazzi poi sono quelli che forse, quando noi saremo un po' più vecchi, speriamo possano portare avanti i numerosi ragazzi che in questa zona della Franciacorta corrono in bicicletta e soprattutto nella nostra società. Questo è il podio, diciamo così, di tutti i vincitori delle varie categorie, da G1 a G6, che posano per la foto di rito con i loro premi. Un applauso davvero a tutti. Mentre per quanto riguarda le classifiche delle società, al primo posto nella categoria femminile si è classificata la Mazzano davanti a Ronco e Nuvolera, mentre per quanto riguarda la categoria maschile, primo posto per il GS Ronco Maurigi, secondo la Mazzano, terza la progetto ciclismo Rodengo Saiano. Qui direttori sportivi con i ragazzi che festeggiano, e questa è la Ronco. Da Rodengo Saiano è tutto, Giorgio Torre per BCTV vi saluta.